Salve a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Quanto è Pippa Alberto? Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana, e da me. Oggi, dopo una settimana di assenza dalle scene, perché avevamo bisogno un attimino di farci gli affari nostri, e ci siamo riusciti, ritorniamo con un nuovo video, con un video un po' così. Sto parlando di un video su un mazzo particolarmente ignobile, non tanto perché sia forte, ma è proprio il contrario, perché secondo me questo mazzo non è abbastanza forte, però è divertente e comunque c'ha un modo simpatico di vincere. Questo mazzo è un Quadrix, quindi abbiamo i colori verdi e blu, e vince con Skewed Swarm. Quindi lo scopo di questo mazzo è fare un miliardo di pedine, attaccare e vincere, cosa in un formato come quello attuale estremamente difficile. Secondo me non sarà così facile, non sarà così divertente, però uno ci prova. Mi sta bollendo in pentola, dentro al cervelletto, questo qua, quella cosa che ogni tanto mi si mette in moto, un mazzo sempre con Skewed Swarm, ma una versione Golgari del Pest, non dico altro con lui dentro, perché secondo me lui spacca. Comunque, appunto, questo è un mazzo che mira a vincere con Skewed Swarm, quindi mettere in gioco tante terre in poco tempo, tante pedine, tanti danni. Come facciamo? Ovviamente con un comparto di pescaggi di terre non indifferente. Quindi abbiamo appunto Cultivate, Field Drip, che è una carta dell'espansione nuova che ci fa cercare una foresta base, e in più ci fa fare anche Learn. In Learn noi abbiamo Environmental Science, cioè, quindi facciamo Learn e poi ci andiamo a prendere comunque un altro turn, e via dicendo. Migration Path. Qua c'è un errore, qua di Migration Path ce ne dovrebbero stare 4, dopo lo sistemiamo. Abbiamo Eureka Moment, praticamente la nuova... come cazzo si chiamava? Grow Spiral, ecco, non mi viene in mente, una nuova Grow Spiral. Invece di pescare uno troppo, peschiamo due. E poi, quando escuti Vedor, che secondo me è una cartona, entra in gioco, ti prendi un'isola, ti prendi una foresta, acceleri, a costo 4, secondo me... 3-4 a costo 4 con questa abilità di accelerazione non è per niente male. Per avere di meglio, appunto, dobbiamo andare su Solemn Simulacrum, che però è 2-2, e quando muore ci fa pescare una carta, ma anche lui mette in gioco le terre. Ricordiamoci, mette in gioco le terre. E in un mazzo dove triggerano tutte queste terre, potevamo anche a Cosima? Assolutamente no. Giochiamo il blu, a maggior ragione. Cosima che potrebbe diventare addirittura una wincon, se siamo abbastanza smart e intelligenti da riuscire a pomparla a giocare nei primi turni. Ad aiutarci a cercare di vincere le nostre partite ci abbiamo messo Arrond Epifani, perché appunto tante terre, tanto mana, tanti turni. Brazen Borrower, perché comunque noi non distruggiamo, noi counteriamo, quindi rimbalzare qualcosa di fastidioso, rallentare il nostro avversario, è estremamente utile. So It Coming, perché appunto noi dobbiamo rimbalzare e counterare, e quando is command uno per, perché purtroppo gli altri non l'ho craftato, lo dico, lo ammetto, colpa mia. Ma comunque quando is command, anche questo è un counter per artefatti o incantesimi, rimbalzino, segnalino, diciamo che fa tante cose. Il mazzo è questo, giochiamo soltanto 12 terre base, ecco perché secondo me tutti sti Migration Path, secondo me bisognerà sistemarlo, ne metto uno in più e levo forse un Field Trip o un Cultivate. Comunque, questo è il mazzo, non ci resta che andare a provarlo e vediamo un po' che mano c'è.
Questa sembra molto buona. Abbiamo il mana, abbiamo la roba da giocarci. Direi di procedere con foresta. Facciamo foresta, poi isola per fare Brazen Borrower. E passiamo così. Allora, se lui fa boost, noi rimbalziamo lui e non prendiamo danno. E siamo tutti felici. Se lui non fa boost. Questo è Winota. Questo è Winota. Ok. Io a sto punto proverei con Skewed Swarm. Rischiamo lo stomp da parte sua, però oh, chi non risica non rosica. In più, se riesce a sopravvivere questo turno, no, Skyclave, cioè quando mai? Quando mai? Quando mai? Però è meglio dello stomp, perché almeno qua se questa se ne va noi prendiamo un 3-3. Verde, Solemn, take the action, blu. E ma mi devi attaccare. Winota, diventano due, so, tre trigger qua, due. Brutta cosa. Ah, Rally the Ranks. Oh. Mi conviene. Ah, Spiri, quindi è un mono spiriti. Madonna mia, quanti ne fai? Lui non vuole attaccare probabilmente perché non vuole farmi pescare. Ah no, invece no. Ah, vabbè, blocchiamo. Pescaggio. Meglio in caccia ai coglioni. Allora, noi questa la facciamo verde, quindi ci giochiamo Cultivator. Cultivator, prendiamo un mana blu per fare Brazen Borrower e bloccare sto stronzo in agguato. La situazione si mette molto molto male per noi. Molto molto male. Molto ma molto ma molto male. Ah. Molto malissimo. E vabbè, lui tapperà questo e prenderà, gli darà più uno più uno, ma tanto vogliono anche i suoi. Quindi sinceramente a me non mi interessa. Abbiamo evitato di prendere 7 danni e la cosa non ci dispiace. Arrigo ti vedo. Ci prendiamo salto un mana verde. Mi cresce un petto, a questo punto abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1 a 8. Ci conviene... Prendiamo un mana verde, ci conviene ciclarli se non dobbiamo counterare. Quindi, una, due. Ole. Lui tanto se attacca, attacca solo col volante adesso. Un mono spiriti, Boros Spirit, interessante.
Interessante, un Boros Spirit. Vediamo se ci sta qualcosa a counterare. Certo, se entra un altro early rank, assolutamente sì. Assopè, attacca con tutto. Va bene. Io blocco la Skyclave. Se si gioca Emberclave, rido. Adesso non può dargli più uno, quindi a Skyclave muore, io prendo un 3-3. A meno che lui non si inventa qualche cosa. Diciamo che la situazione potrebbe un attimino ribaltarsi. No. Col cazzo che ti diventano indistruttibili. È arrivato. È arrivato. Cicliamo. Ok, field trip. Ci prendiamo una foresta. Environmental sciences. Terra. Area environmental sciences. Terra do life. E teoricamente sti life dovrebbero bastare a farci sopravvivere questo turno. Ci teniamo due mana. Per fargli chiedere che ci abbiamo counter. Lui adesso attaccherà con tutto. Un'altra Skyclave. Su che la fai? Ah, su Quantrix Cultivator. Madonna mia, che sfiga! Tre, sei e due, o tre. 6 e 2, 8. GG. Che culo. Che culo sta gente. Oh, due Skyclave accollate. Io ho pescato solo merda. Incredibile. Cristoforo. Allora. Questa è leggermente più brutta della mano precedente, ma c'è da dire che avevamo un mazzo davanti e praticamente c'erano tutte creaturine microscopiche che rompevano il cazzo. Magari con questo, in questo modo riusciremo. Intanto giochiamoci Temple. Un altro Temple. 1, 2, 3. Sì, la quarta terra noi ce la prendiamo. Il punto qual è? È che sfortunatamente non giochiamo rimozioni, non giochiamo reset, non giochiamo niente di tutto questo. E questo è un enorme handicap per noi. Ah, giganterrimo, questo è un altro, questo è mazzo cavaliere, vieni. Tu sei buono, tu sei molto buono, muito bon, muito bon. Eccolo allo Blade. Bene. Allora, lui c'ha il doppio, lui c'ha mana bianco, quindi teoricamente non può rimuovere a meno che o con pacifismo o con una cazzo di Skyclave. Prima noi ci siamo andati tanto tranquilli, riproviamoci. Proviamoci a giocarcelo subito, anche perché se noi riusciamo a cioè, ci giochiamo Scute Swarm, noi Eureka Moment, Quantix Cultivator. Mamma mia, i danni. Speriamo di entrargli presto. No, entrano. Mamma mia. Però c'è di buono che possiamo attaccare. Questo è buonissimo. Questo è buonissimo. Lui è buono. Allora. E quindi dobbiamo rimanere così. Oh, l'attack. E passiamo. Quindi rimaniamo così. E durante la fase di combattimento, dopo i bloccaggi, dopo che ho dichiarato bloccato il Venerable Knight con l'insetto, rimbalzo l'Halo Blade. La strategia è questa. This is the plan. E se attacca la Faceless, ma no!
Madonna mia, che goduria! Va bene. Ok. Fast blogger. E li prendiamo sti 4 danni? Sì. Perché sono gli ultimi che prendiamo. Block. Addio allo Blade. Ok. Mi cresce un petto, a questo punto ci peschiamo. Perfetto. Perfetto. Allora, a questo punto io direi Cultivator. Noi dobbiamo cercare i nostri trigger, no? Ci prendiamo Isola. Mo' lui deve decidere o attaccare con la Faceless oppure calarsela allo Blade. Skyclave su Skewed Swarm, immagino. No, sul Cultivator. Hai visto che c'ho 5 terre in mano a gioco? Ah, e mo' allo Blade. Quindi comunque lui mo' lo dovrà riequipaggiare. E invece no, Savior. Oh, no, il Selfless non se lo vuole giocare più. Allora, io direi che se tappo 4 me ne metto in gioco 2, però a costo 3 mi gioco Fear Trip, che è molto meglio. Mi gioco la foresta, così ho Brazen Borrower e Saw It Coming pronto. Noi, ma non sono 6 terre, scusami. Ah, devono essere 7? 6 or more. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, infatti è qua la copia. Ok. A posto. Attacco con la microvedina? No, 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 attack, no, attack. È un turno. Ah, lui 7 danni questo turno non ce la fa a farmeli. Trasforma la Faceless, va bene. Quindi la Faceless verrà bloccata dall'insettino. Prendo 3 danni. Ok. Pasto blogger. Block. Oddio, avrei potuto bloccare anche il Selfless. Detto fra noi. Lui probabilmente vorrà vincerla de Skyclave. Ok, mi crash un pet. Dove ho giochi? Maul? Sulla Skyclave, perfetto. My turn. Allora. Don. Next. All attack. Next. Allora, noi il prossimo turno siamo morti se lui attacca con la Skyclave. Quindi io direi intanto di pescarne due. Che tanto la terra già ce l'abbiamo in mano. E quindi peschiamo 2. Perfetto. Pebble Passage in gioco. Triggera 4 volte. Allora, adesso noi abbiamo Brazen Borrower contro Skyclave, che è ottimo perché il Quantrix ci diventa una pedina 4-4. Quindi teoricamente io dovrei rimanere fermo così. Olè. E durante la sua fase di attacco mi gioco i Fable Passage e gli resetto un po' di roba. Lui attaccherà solo Casca e Glaive perché c'ha paura. Gli vede i due Fable Passage qua, non è stupido. La domanda è se c'ha la contromisura.
perché noi mettere in gioco, se attacca col Selfless, la Skyclave e la Faceless, noi siamo a cavallo. Wow! Questo non l'avevamo previsto. Quanto diventa il Selfless così? 3-3, va bene. Resolve. Va bene. Quindi nel prossimo turno vinciamo. Fast Attacker. Stop After Blocker. Resolve. La pedina non può essere rimossa dalla Skyclave, quindi al massimo la Skyclave voleva Mesquite Swarm qui, ma tanto sono altre 7 pedine che triggerano. Va bene, non mi interessa. Fasto blocker, face strike damage, quindi aspetta, tu non c'hai più niente, allora ne approfitto. Verde, vabbè, indifferente il colore. Don. Resolve. O prendiamo una blu. Don. Resolve ball. Direi che sto abbastanza per ucciderlo il prossimo turno. Infatti manco ha fatto finire il combattimento. Cioè, io avevo appena cominciato a impararmi Band Rakdos e adesso hanno ricambiato i nomi un'altra volta, quindi adesso il Band Quandrix. C'aveva un nuovo cazzo da fa Wizard. Allora, qua siamo lenti, abbiamo poche terre, però il tempio secondo me ci aiuta a pescare la terza carta. La quarta terra è assolutamente indispensabile, però due simulacrum, cultivator contro un probabile mazzo agro, questo è un mazzo agro, buona, ok, la terza terra è entrata, questo è sicuramente un mazzo agro. Essio, this is Monored, è il mazzo agro, non è un mazzo agro. Ok, vediamo un po' che cosa succede. Ah, mia bella. Mo, Fervent Champion. No, Fervent Champion, Robber of the Rich. Ah no, meno male, niente. Mi harba. Quando il rosso salta al drop 2 vuol dire che o c'hai Anax o c'è qualcosa di un po' più cattivo. Quindi noi rimaniamo così a controllare la situazione. Anche perché se c'è qualcosa di... ecco, tipo Phoenix of Ash. Phoenix of Ash rompe le palle. Quanto ci rompe le palle a noi però? Non tantissimo. Ma abbastanza da beccasse un rimbalzo. Ho detto abbastanza da beccasse un rimbalzo. Ciao. E ci fa un danno solo. Ok. Adesso dobbiamo pregare nella quarta terra. Quarta terra! A me! Col cazzo! Ok, va bene. Rimaniamo così, perché lui adesso sa che abbiamo Brazen Borrower. Quindi vediamo se si ricara la Phoenix. Sì. Quindi lui vuole attaccare, va bene. Allora, stop con gli attacker, pass. Vabbè.
Lui se spara sul Brezenborower coccoso, ci fosse sicuramente un. No, non ce l'ha. Non c'ha lo sparo. Magari lo fa adesso. Ah no, Rimrock, va bene. Va bene. Siamo sopra il quarto turno e loro ancora non hanno. E lui ancora non ha cavato terra. Va bene. E io però sto indietro. Sto molto indietro. Però c'ho Brezen Borrower. Posso provarci ancora. Rimrock va bene. Lui attacca con una creatura sola. Va ancora meglio. Prima che passa, noi peschiamo con Migration Path. Sperando che entra la terra che stiamo aspettando da un'ora. Oh, è arrivata. My darn. Allora, e adesso, allora, noi abbiamo 3 mana, con questa sono 4. Se mi gioco Skewed Swarm, lui ci può sparare sopra e noi non ci abbiamo le altre pedine, quindi dobbiamo arrivare a 6 terre. Quindi l'unica cosa intelligente da fare, secondo me, per cagargli il cazzo, è Quandrix Cultivator. Perché così arriviamo a 5 terre, cioè abbiamo un 3-4 che non è. Che tanto possiamo sacrificare nei bloccaggi, anche perché qua secondo me this smells like Amberclave. Qua sento puzza di Amberclave. Ma proprio tanto tanto tanto. So tutti ma si sono i mana di Amberclave, sono sicuro. Ecco, attacca solo con uno. Va bene. Pure che la paga Amberclave, non me ne frega nulla. Va bene, va benissimo, va benissimo. Hai fatto il tuo lavoro, Cultivator. Ci siamo presi un millesimo dei danni che avremmo preso. Wow, questo è interessante. Sono 5 mana. Così. Good game. Mi sa che non hai capito quello che sto per fare. Verde. Good game. Vediamo. Sono curioso di vedere come fai a fare good game. Next. End turn. Sono proprio curioso. Se ce la fai a farmi 9 danni, va bene. Resolve. Pass to combat. Pass to attacker. Resolve. Perfetto, pasto blocker. Allora, uno va qua. Uno e due vanno sul fervent. Via Amberclave. Ciaone. Bravo. Eureka moment. E poi Solemn Simulacrum, ma vogliamo dare una sveglia a questa situazione, ma certo. Prendiamo un'altra verde. Ole. No attack.
la Fenice gli servono tre carte. Se oddio, potrebbe essere Fenice Emberclave qua. No, si gioca ai Charger. Va bene, si gioca ai Charger, va bene. Uno, due, quindi tutto quello che è superiore a due noi lo possiamo. È inutile, perfettamente inutile. Ok, cominciamo. Simulacrum. Take the action. Terra. Don. Foresta. A me servono tre mana per Borrower, poi il resto non conta perché così non gli faccio fare Emberclave Fenice. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, ho 6 mana, quindi Cultivate. Mazza quanti trigger! Entarn. Allora, Brazen Borrower ci ferma la Fenice che fa 2, 3, 6 danni. Oddio, 6 danni. Oddio, forse esiste l'eventualità che non ce la facciamo, che ci uccide la Fenice con Emberclave. Però se si gioca Fenice non si gioca Emberclave. Attenzione. E il Charger può fare due danni. Per lui è molto difficile. E sono 91, amico mio. L'unica cosa è che attacchi con la Fenice. Infatti non dovevi calare Firebrand Charger. Secondo me l'errore è stato quello. Però se vince è stato bravo. E andiamo contro il mono rosso. Vediamo se riusciamo a chiudere in bellezza la giornata. Se riusciamo a portare. Che dici, Kyle? Lo portiamo a casa il risultato? Mano piena di terre. Aggro deck. Abbiamo incontrato solo aggro. Proviamo. Anche perché aggro contro combo. Allora, a noi serve sempre la famosa quarta terra. Quindi tu, via. Altro Boros Spirit, siete un po' banali e noiosi. Siete banali e noiosi. Visto un shock counter, porco giù, la faccio pure a ronde epifani. Ah, in fortella. On the fortell. La quarta terra noi però l'abbiamo pescata ed è ottima la cosa. Vabbè, Lupignam.
Venerable War Singer, questo gli fa giocare le creature dal cimitero. Rompercazzo, insomma. Fabled Passage, next, end turn. Io forse mi faccio un Migration Path, lo ciclo, perché a 4 stiamo bene. Cioè abbiamo prendi terra, prendi terra, prendi terra, prendi terra. Quindi Migration Path secondo me non è indicato. Cerco altro. Certo, queste 5 bombe, mamma mia, rompono, mi disturbano. Meglio Cultivator o Simulacrum? Turno dopo, secondo me è meglio Cultivator, più grosso. Anche perché questo, se lo esilia con la Skyclave, non pesco. Clarion. Quandrix Command. Questo contro Venerable Warsinger potrebbe essere devastante, che gli prendo e gliele rimetto dentro al mazzo invece che fargli giocare. No, non lo farò mai. Allora, siamo costretti a spaccarci la terra. Vabbè, prendiamo qualsiasi colore, tipo il verde pallido. E Cultivator. Take the action e ci prendiamo isola stavolta. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Fabled Passage me lo tengo in mano. Allora, lui mo può attaccare con tutto. E io blocco il Clarion. No, blocco direttamente Warsinger. Allora, se blocco Warsinger, lui sacrifica Selfless e va bene. E va molto bene. Sì, hai fatto un sacco di danni questo turno. Ok. Cambio di programma. Prendiamo verde. L'Omenkell sarebbe figo, però Arrund Epifani è meglio. Cosimo. Terra di turno. Quandrix Cultivator. Isola. Ok, no attack. Speriamo che non pesca Rally Terrank o tutte quelle porcate che c'ha lui nel mazzo. Ehi, Skyclave, su Cosima? Gli sta proprio antipatico il Quandrix Cultivator, eh? 3-4 è insidioso perché ti spacca tutto qui. Solo con lui? E anche con lui. E anche con lui. Perfetto. Allora, tu qua. Tu qua. E tu qua. Oh, ma guarda se pesco quello che mi serve per chiudere. No. Eh sì, è l'unico.
Take the action. Allora, c'ho 4 mana. Io volendo posso fightare e posso rincounterare artefatto incantesimo. No, che faccio? Ah, do +1/+1, giusto. Lo faccio diventare, questo lo faccio diventare un 3-3 volante. Buono, buono. Ma cosa gli rimbalzo? Gli rimbalzo Skyclave. Ok, c'ho un piano. Se lui attacca con tutto, rimbalzo Skyclave. Solemn Simulacrum blocca il Clarion. E 4-4 spacca Blood Age General. Perfetto. Sta valutando ogni singola cosa, è bravo. Si sta facendo bene i conti. Ha visto 4 mana stappati. E ha paura ad attaccare. Perché potrei fare molte cose. Ma amico mio, tu non attacchi? Va bene. Perfetto il Borrower. Allora, 2 terre base non mi serve. Per adesso mi servono le creature. Quindi giù un altro Solemn. Take the action. Allora, mi sono rimaste 1, 2, 3, 4, 5. Sono 5 terre nel mazzo, terre base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'ho il mana per fare tutto quello che voglio. E non solo, c'ho un rimbalzo in più adesso. End turn. C'ho un rimbalzo in più. Non è poco un rimbalzo in più. C'ho 5 mana, 2 rimbalzi. Questi 2 rimbalzi devono essere chirurgici proprio. E mi devo ricordare che i segnalini devo andare sull'uccello che non può essere targettato dalla Skyclave. E con questo ci faccio Cycling. Quindi mettiamo subito il segnalino alla fine del turno suo. Molto molto mental sta cosa. Molto molto mental. Volendo... No, va bene così. Vediamo se lui continua a non voler attaccare. Lui continua a non voler attaccare. Allora noi Cycling. Dai, Skid Swarm, su. Dai. Mi piacerebbe poi che lui facesse qualcosa. Lui sta aspettando, sta in reaction. Potrebbe avere quello che dà +1/+1 all'umano e al non umano. Però potrebbe dare +1/+1 solo a uno. Eureka Moment. Cazzo. Subito. Per forza. Così vedo pure quante terre sono rimaste nel mazzo. Skid Swarm proprio scomparso. Non ce ne sta, non è entrato proprio. C'ho 4 trigger. Mamma mia, orribile sta cosa. Orribile proprio. Gliel'abbiamo fatta. Gliel'abbiamo fatta. Era ora, aggiungerei. Next. Adesso col simulacrum io ci attacco. Allora, attacking spirit. Io con un simulacrum ci attacco. Ok, end turn. Cosa mi potrei rimischiare? Io potrei rimischiare tante cose.
31 carte nel mazzo, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 15 sono rimaste ancora un po' de cose, va bene. La combo del mazzo però è completamente andata a puttane. Completamente proprio. Se lui prima che fa, se io prima che passo, ok, fermi tutti. Che cosa fai? Un 3-2 White Spirit più uno indistruttibile e haste fino alla fine del turno. In risposta, io mi piglio un 4-4. Che fai? Vuoi attaccare? Va bene. Return target creature 1-1 counter. Target creature prima del tuo return. Il 4-2, grazie. E i segnalini qui sopra. Passo attacker. Ma sei sicuro? Vabbè, che tanto c'hanno Vigilance e Haste. Vai, pompale. Ok. Tu vai qua, tu vai qua, tu mi fai pescare una carta. Buono. Cultivator. Take the action. Bella la terra. Belli i trigger. Next. All attack. Another turn. Coco. Sono letali? 2, 5. 8, si sono letali. Ah, ha contato prima lui. A posto. Allora. È strano perché io questo mazzo l'ho provato più e più volte e ci ho sempre perso. Evidentemente giocandolo ho imparato qualcosa sulle dinamiche di questo mazzo e quindi io all'inizio volevo fare una conclusione del tipo: ma guarda, quello che ha inventato sto mazzo è proprio un idiota, non capisce niente, dice che si vince ma invece non si vince, perché comunque questo è un mazzo che ho trovato online, ho copiato, ho riadattato, mettiamola così, e comunque c'è. Ero rimasto un po' deluso, un po' basito da questa cosa. E invece poi alla fine gioca, capisco che porca puttana invece il mazzo rende. Il mazzo rende. Ed è molto mentale, non pensavo. Avevo completamente travisato la struttura del mazzo. E sono molto contento di averlo fatto perché appunto ho scoperto una serie di tech non indifferenti. Questo mazzo ci è piaciuto. Beh, approvato, piaciuto. Consiglierei di metterci, di arrivare a 4 Quadrix Command, perché 4 Quadrix Command fanno veramente il loro porco mestiere. Calcolate che 4 Quadrix Command io non li ho inseriti perché non li ho
comunque, per come la vedo io personalmente, due Quantris Command e due Sweet Comyn, secondo me sarebbe la perfezione. Perché comunque counteri ma non counteri, avere blu senza counterare mi disturba. Mi disturba tantissimo. Comunque, per oggi è tutto. Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana, e da me. Alla prossima succhiata!